Assessore Paolucci, per Francavilla questo è un progetto importante, questa unità complessa di cure primarie in una città che soprattutto nel periodo estivo vede aumentare di gran lunga la popolazione residente. Beh, si tratta di rafforzare la medicina territoriale, di trovare quelle soluzioni che a volte non si hanno a disposizione e che fanno ovviamente poi ricorrere le persone ai pronti soccorso affollati. Si tratta di dare una risposta importante alla città di Francavilla al Mare, ma a quest'area costiera che vede un'affluenza estiva molto significativa, molto ampia, c'è una importante ricettività e si tratta tra l'altro di dare una risposta assistenziale molto molto importante per i cittadini. Parliamo di una struttura che diventerà H24, che darà la risposta a tutte quelle prestazioni che sono tra virgolette cosiddette di codice bianco, un po' di codice verde, senza dover rivolgersi necessariamente a questi pronti soccorso affollati, dove ovviamente passando poi prima i codici gialli e rossi gli altri rischiano di fare file di ore. È un investimento di 1.100.000 euro, si tratta di mettere a regime circa 50 medici e di dare un H24 molto utile al territorio. Un progetto importante per una città in crescita come Francavilla, questa unità complessa di cure primarie sarà fondamentale soprattutto nel periodo estivo, quando a Francavilla, sindaco Luciani, la popolazione residente aumenta a dismisura. Infatti ci sono molti aspetti positivi di questa operazione. Uno è il servizio ai cittadini, che avranno un centro aperto 7 giorni su 7 H24, ma il secondo è rendere Francavilla ancora di più una città accogliente turistica, perché in estate, con la balneazione, con i problemi che questo comporta a livello di numeri, questa unità di cure primarie sarà un fiore all'occhiello per Francavilla, che come sapete non ha un vero e proprio ospedale, né può ottenerlo oggi, però con questa diffusione dei servizi sanitari in maniera così capillare risolviamo il problema.